Oggi parliamo di picrogenolo, che diciamo che è una sostanza particolarmente valida e che si presta a numerosi scopi. A noi interessa in questo caso quello relativo alle prestazioni sessuali, però è una sostanza, ripeto, che secondo me va maggiormente sfruttata perché ha notevoli potenzialità in vari campi. A livello sessuale, il grande vantaggio che questa sostanza, che diciamo nasce da una specie particolare di pino, il Pinus pinaster, che si trova in una, diciamo, lungo il mare nella parte sud-occidentale della Francia, nelle Lande di Gascogne per la precisione, favorisce notevolmente, diciamo, un maggior influsso dell'ossido nitrico, che noi sappiamo essere molto importante per l'erezione e per l'afflusso sanguigno agli organi sessuali anche femminili. Ovviamente facendo questo capiamo anche che è una sostanza ottima a livello cardiovascolare, non dimentichiamo mai che un buon sistema cardiovascolare, un sistema cardiovascolare in forma è fondamentale per una buona performance sessuale. E quindi l'importante è anche questa sostanza che è molto, stata molto studiata anche perché è stata brevettata, è una storia molto interessante che è troppo lunga per questo video da raccontare, ma è brevettata, quindi i suoi metodi di estrazione, lavorazione e standardizzazione sono molto precisi. Questo è importante ripeterlo perché molto spesso le sostanze fitoterapiche o comunque come in questo caso le sostanze non medicali sono titolate in varie percentuali, non c'è mai una certezza sulla reale quantitativa, se molta gente non legge sull'etichetta il contenuto, che magari sono 100 mg di una cosa che è intitolata alla 0,5% o al 5%, quindi il dosaggio è molto minore. In questo caso abbiamo anche questo vantaggio. Numerosi studi hanno, sia a livello, diciamo, sia sull'uomo che sull'animale, hanno provato come l'afflusso sanguigno e di conseguenza anche la soddisfazione, diciamo, sessuale dei soggetti che hanno fatto parte di questi studi sia notevolmente superiore col picrogenolo e anche, diciamo, a livello dose dipendente, nel senso che per ottenere un risultato valido occorrono intorno ai 60-80 mg e alcuni studi hanno avuto risultati ancora migliori con 120 mg. Occorre però dire che a questi dosaggi, non essendo proprio particolarmente economico, diciamo, non è per tutti probabilmente, però secondo me con 80 mg o almeno 60 sono il dosaggio necessario per poter ottenere questo miglioramento dell'afflusso sanguigno, ripeto, non solo agli organi sessuali ma anche a tutto il corpo in generale, con un beneficio che a lunga scadenza influirà anche su quello sessuale, perché appunto migliorando il sistema cardiovascolare in toto anche in basso otterremo dei vantaggi anche a lungo tempo.